Oggi qui dalla BMT di Napoli Luigi Snichelotto ha presentato il suo decalogo. In cosa consiste? Ma consiste nel fatto che tendenzialmente il settore dell'extraalberghiero, ma come gli altri settori che compongono la galassia del turismo, deve avere una sensibilità sempre maggiore verso la preparazione dei propri players, dei propri addetti, dei propri manager, del personale che debba lavorare in questo enorme settore interessantissimo per l'economia del nostro paese. Quanto è importante incentivare un turismo sostenibile? Il turismo è fondamentale sostenerlo perché è il nostro petrolio, per così dire, è una delle voci più interessanti del nostro bilancio nazionale. Perché bisogna intervenire sulla turistificazione? Ma lì c'è da normalizzare un fenomeno che in qualche maniera sta prendendo, come dire, spazi non coordinati, perché c'è il problema dell'immobiliarismo, dove praticamente delle proprietà vengono utilizzate e vengono deviate per il loro naturale utilizzo, che possa essere abitativo o in relazione l'altro, quello speculativo, perché è da sé che le leggi italiane su questo settore immobiliare in qualche maniera non permettono la velocizzazione degli investimenti e delle rendite. Ora oggi noi siamo qui a... Altro aspetto importante: gestire il turismo e non subirlo. Assolutamente, io dicevo nell'intervento che il mercato è di chi se lo prende, e quindi chiunque sia il soggetto che gestisca questi fenomeni deve essere preparato a 360 gradi, quindi dall'accesso in realtà alla formazione del credito e quindi degli investimenti, alla gestione delle consulenze, quindi avvalersi di personale preparato sia interno, interdipendente, che possa dare una mano nella galassia e nella giungla degli orpelli illegali, di tutte le normative che in qualche maniera sovrintendono a questo settore, ma anche la gestione del personale, ma anche il marketing, la comunicazione. Essere presenti sul mercato quindi significa farsi valere e soprattutto far conoscere la peculiarità della propria offerta. Dottor Snichelotto, siamo all'inizio di una nuova stagione turistica. Come si prospetta secondo lei? Secondo me ci sarà una stagione di assestamento. Abbiamo vissuto un paio d'anni che erano con una sinusoide molto ballerina, upside down come si direbbe, sali e scendi, dove si sono avvicendate delle situazioni e dei dati di grandissimo successo a momenti ed aree geografiche del paese nelle quali magari queste aspettative erano un po' deluse. Io ritengo che sia un anno di assestamento, bisognerà vedere una serie di fenomeni internazionali come impatteranno rispetto alla domanda turistica. Noi siamo pronti in Italia a ricevere questi grandi flussi, abbiamo un territorio e un'offerta turistica magnifica, straordinaria. Speriamo che sicuramente, diciamo, la congiuntura internazionale, quest'anno ci sono vari cambiamenti nel mondo in termini di politiche, di elezioni, di flussi, le guerre purtroppo che impattano. Speriamo che l'essere umano riesca a trovare quella serenità per la quale si guardi al futuro con fiducia e con successo.